Cari colleghi, buongiorno a tutti. Essendo rientrati da non molto tempo dalle vacanze, avendo già iniziato queste pillole da diverso tempo, ma questa per me è la prima, innanzitutto vi do il rientro. Visto quello che sta succedendo in questi momenti, che arrivano tantissime comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, siamo rientrati nel marasma più completo e speravamo di esserci lasciati tutto alle spalle con queste bellissime ferie meritate che ci siamo presi, mi sono detto: ma di che argomento possiamo parlare? Allora ho detto: scegliamo un argomento neutro che mi ha fatto abbastanza arrabbiare, però tecnicamente non mi toccava. In pieno, ed è quello delle comunicazioni di inattività superiore a 12 giorni per chi abbia il registro dei corrispettivi telematici. Questa è una norma che è uscita in realtà da un po' di tempo, che doveva essere in vigore, diciamo, doveva partire proprio ad agosto, e quindi in pieno agosto sarebbe stata partire in realtà dal 1 luglio, che prevedeva nell'ambito dei corrispettivi telematici quello di dover comunicare la propria inattività qualora superiore a 12 giorni. Facciamo un po' di chiarezza. Dal 1 gennaio 2021, dopo tutte le proroghe causa Covid, sono entrati in vigore per tutti i corrispettivi telematici. Quindi sono stati sostituiti scontrini e ricevute dagli corrispettivi telematici. La norma prevede che ci siano di fatto 12 giorni per l'invio dei corrispettivi, cioè tecnicamente uno dovrebbe giorno per giorno andare a fare quella che era la chiusura dei corrispettivi come si faceva prima, e questa chiusura deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate. Ma il programma, diciamo, che riconosce potendo inviare entro 12 giorni, riconosce automaticamente i giorni di apertura e i giorni di chiusura. Vi faccio un esempio: se io i corrispettivi di sabato non li mando il sabato perché a fine giornata magari il commerciante sabato è un po' stanco, non vuole fare conteggi, non vuole schiacciare due pulsantini, prende, se ne va a casa, domenica è chiuso, lunedì è chiuso, martedì quando tornerà, martedì sera quando manderà tutti i corrispettivi, verranno mandati quelli del sabato, e domenica e lunedì il programma, il registratore di cassa riconoscerà che sono stati 2 giorni di chiusura senza bisogno di dirglielo, perché vedrà zero corrispettivi, e quindi o perché ho impostato i giorni di chiusura nel caso in cui i corrispettivi siano pochi. Questo 12 giorni quindi ha un senso, per cui l'agenzia dice: se però doveste stare assenti per più di 12 giorni, dovete ricordarvi di comunicare lo stato di, tra virgolette, come mettono loro, fuori servizio per inattività. E qua fanno due ipotesi. La prima ipotesi è che uno sappia, sia minimamente organizzato, e dica: io quando vado in vacanza di solito so quando parto e so anche quando torno. Ma c'è gente che, fortuna loro, non per vari motivi, perché quando acquista i voli per andare in destinazioni particolarmente eccitanti, prevede di acquistare il volo d'andata e non quello di ritorno, e quindi hanno queste vacanze open che possono durare anche dei mesi. Quindi, non conoscendolo prima, dice: ma non vi preoccupate, se non lo conoscete dopo, sarebbe meglio conoscerlo. Non fanno il caso in cui, se ti viene un coccolone, potresti non averlo saputo prima e potresti non essere a fare la chiusura dei corrispettivi. E il problema è che questa comunicazione, quindi di inattività superiore a 12 giorni, genera un problema, perché non c'è un obbligo specifico. Ci sono delle sanzioni se uno entro 12 giorni non ha mandato i corrispettivi, ma tecnicamente, se nei 20 giorni in cui sono stato chiuso e non ho comunicato preventivamente, non avessi i corrispettivi, potrei anche fregarmene. Ma è proprio così. L'Agenzia delle Entrate prevede delle sanzioni per chi ometta le comunicazioni oltre 12 giorni, che sono peraltro 100 euro per ogni giornata senza cumulo giuridico. Quindi, come si può fare? Il consiglio è: se sapete bene, dite ai vostri clienti di chiudere. Registratori telematici naturalmente devono essere quelli certificati, nuovi. È inutile che stiamo a dire che uno magari ha ancora quelli vecchi. Devono essere aggiornati. Peraltro è stato previsto un congruo bonus di 50 euro per l'aggiornamento. Quindi, se vi hanno chiesto più di 50 euro, cosa che non so, perché 50 euro vedo che quelli dei registratori sono abbastanza a buon mercato, come i commercialisti peraltro. Quindi, alla fine potrebbe essere conveniente anche questo bonus, ripeto, che se è già chiuso, di massimo 50 euro.
Quindi viene detto che è opportuna, anche se non è obbligatoria, però state attenti perché se dovesse succedere qualcosa ci sono delle sanzioni ben specifiche. E poi qui mi riallaccio a quello che ho detto all'inizio. È sempre opportuno fare le cose perché nel momento in cui non dovesse farlo, perché la norma dice di non preoccuparsi, 3 anni dopo arrivano tutte le sanzioni, magari di 20 euro, di 50 euro, che al di là dell'importo che può essere considerato alto o basso in maniera molto relativa, il problema è il dover gestire delle pratiche con sanzioni da 15 euro che portano via del tempo, delle risorse e costano ben più del 15 euro del pagamento. Tecnicamente sarebbe da dire pagate, chiudete la lì, ma non sempre i clienti vogliono. Quindi vi dico, per i corrispettivi telematici, tutto questo è superato nel caso in cui non si abbia un registratore di cassa, ma non so quanti siano, ma si utilizzino le applicazioni o il canale web dell'Agenzia delle Entrate, cosa che per chi ha pochi corrispettivi è caldamente consigliata e vi dico, consigliatela anche voi. Mi auguro la prossima volta di essere molto più positivo perché sinceramente questa riapertura mi ha un po' fatto soffrire. Io però sono ottimista sempre, quindi auguro a tutti una buona giornata e la prossima volta avremo delle notizie bellissime. Grazie, arrivederci a tutti.